A partire dal maggio del 2026 scatterà la piena operatività del nuovo regolamento europeo sulle spedizioni dei rifiuti. In che modo le nuove regole impatteranno e cambieranno il panorama nazionale ed europeo della gestione dei rifiuti? Cambieranno molte cose perché c'è stata una... intanto è stato completamente abrogato il regolamento 1013 relativo alle esportazioni di rifiuti. Il 21 maggio entrerà in vigore il nuovo regolamento che avrà una piena operatività, a meno di considerazioni specifiche nel test, avrà una piena operatività dal 21 maggio 2026. A decorrere da tale data ci sarà una limitazione forte, se non un blocco, delle esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi extra UE. Poi cambieranno anche una serie di procedure per le esportazioni interne. Quando poi questa politica europea, qui vorrei fare anche una cosa, sia condivisibile o meno, questo ovviamente è una valutazione che si può fare. Io ritengo che il problema attuale, anche nel caso della plastica, probabilmente non sia tanto quello delle esportazioni, ma quanto di quello che verrà importato. Un pericolo reale, tanto che buona parte dei negoziati sul nuovo regolamento imballaggi sono giocati proprio attorno alla possibilità di inserire delle clausole di salvaguardia per regolamentare l'importazione di polimeri riciclati dall'estero, che rischia un po', dicono i riciclatori, di mandare a gambe all'aria il settore in Europa. Venendo al settore del recupero dei rifiuti di carta e di cartone, l'Italia da un po' di anni è esportatore netto di carta da macero, cioè raccoglie e ricicla più carta di quanto non riesca a trasformare nell'industria cartaria nazionale. In che modo il nuovo regolamento andrà a impattare, se andrà a impattare, sulle dinamiche del mercato internazionale dei maceri italiani? Allora, qui ovviamente per noi sono stati mesi intensi durante i quali noi come Unirima abbiamo rappresentato le criticità che avrebbe avuto sul nostro settore il testo nella sua fase iniziale. Criticità dovute proprio al fatto che si andavano a limitare le esportazioni non solo di un paese in surplus rispetto al fabbisogno interno, ma di un'Europa in surplus rispetto al fabbisogno interno. E questo avrebbe avuto chiaramente un contraccolpo sulle imprese e quindi sul mercato delle materie prime. Durante questi mesi noi abbiamo rappresentato ai ministeri competenti le istanze del nostro settore, le criticità, e abbiamo avanzato ovviamente delle proposte, ma con una logica molto, ritengo, che poi è stata condivisa ovviamente, che era quella di difendere la norma cardine dell'economia circolare, cioè il regolamento End of Waste. Avendo un regolamento fatto in linea con l'articolo 6 della direttiva, il regolamento End of Waste carta e cartone, che è stato infatti notificato e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, noi abbiamo chiesto semplicemente che fosse chiaro all'interno del regolamento spedizione rifiuti l'importanza di ciò che non è rifiuto e quindi il suo essere al di fuori dal campo di applicazione del regolamento. Devo dire che le istanze ritengo in linea con quelli che sono i dettami dell'economia circolare sono state recepite dai nostri ministeri competenti che in fase di trilogo durante i negoziati hanno portato a poi quello che è il testo attuale del regolamento spedizione rifiuti, che è un testo che noi condividiamo e siamo ben lieti di poter vedere nell'articolo 29 in particolare, che questioni inerenti relativa alla classificazione, è stato inserito in maniera chiara e precisa il concetto su come distinguere ciò che è il rifiuto da ciò che è un bene, facendo e richiamando l'articolo 6 della direttiva, quasi a rimarcare il fatto che se esiste un regolamento End of Waste che rispetta i criteri dell'articolo 6 della direttiva rifiuti, quel materiale è un bene, non è un rifiuto, e quindi non entra nel campo di applicazione del regolamento. Anzi, viene anche ribadito che nel caso in cui ci dovessero essere disaccordi, anche per non tanto sugli stati che hanno dei regolamenti o sui regolamenti europei, ma su stati che magari adottano
criteri diversi, comunque sia, bisogna sempre, è ribadito, tener conto dell'articolo 5, dell'articolo 6 della direttiva rifiuti. Noi questo come sistema paese l'abbiamo fatto, a ribadire che l'Italia nel settore della carta da macero è leader non solo in termini di obiettivi di riciclo abbondantemente raggiunti e superati con tantissimi anni di anticipo, ma anche nel campo delle normative che noi abbiamo rispetto agli altri stati membri, essendo stato il primo stato europeo ad aver emanato un regolamento end of waste su carta e cartone. Quindi siamo ben lieti che questo principio sia stato ribadito in maniera chiara nell'articolo 29 del regolamento, che era poi l'ex articolo 28, e poi questi concetti a rimarcare la distinzione fra bene e rifiuto sono stati ripresi anche in due considerando, sia nel considerando 14 che nel considerando 37, a rimarcare il fatto che il regolamento spedizione rifiuti si applica appunto ai rifiuti. E quindi, insomma, ci siamo dotati prima e meglio di altri paesi europei di uno strumento che è il regolamento end of waste per la carta e il cartone, e sarà giusto continuare ad applicarlo bene anche per salvare in qualche misura il mercato, dei maceri, che vede nello sbocco internazionale uno sbocco importante anche per garantire la sostenibilità non solo ambientale ma economica del settore. Assolutamente sì, assolutamente. Se noi non avessimo le esportazioni, soprattutto, ecco, lo vedremo poi nei dati che pubblicheremo quest'anno, c'è stato nel 2023 un incremento notevole delle esportazioni proprio perché c'è stata una contrazione del mercato interno. Se non c'è uno sbocco, il contraccolpo sui prezzi di mercato delle materie prime, end of waste, poi ovviamente danneggia tutta l'intera filiera. A monte fino a quella della raccolta. Quindi è fondamentale, insomma, e soprattutto e poi è fondamentale, ecco, anche in questo caso è stato fondamentale che il nostro governo in fase di trilogo comunque abbia tenuto a difendere, insomma, una norma che rende il nostro paese all'avanguardia rispetto agli altri. In questo caso sono gli altri che devono imitare in questo settore l'Italia. Certo avremo un vantaggio, come ti dico, ma è giusto che i meriti si riconoscano a chi ha applicato per primo i criteri dettami dell'economia circolare. Nel Green Deal, quando si parlava di economia circolare, uno dei punti principali dell'economia circolare è sempre stato l'end of waste, che giustamente è la norma che qualifica quando un rifiuto attraverso processi di trattamento e diventa una nuova materia prima che può essere reimmessa nei cicli produttivi proprio a coronamento di quello che è l'economia circolare.